Lasciamo da parte tablet e cellulari e torniamo a divertirci come si faceva una volta. È stata questa la filosofia che ha guidato lo scorso 10 luglio la manifestazione Giochi della Tradizione a Roccella Ionica presso Largo Colonne, un evento che ha coinvolto grandi e piccini nella riscoperta di come ci si divertiva una volta giocando all'aria aperta, e quindi via con il tiro alla fune, la corsa nei sacchi, quella con l'uovo e tante altre attività che hanno fatto incontrare attraverso il divertimento e il gioco generazioni solo apparentemente diverse e lontane. Il tutto è stato poi rifinito dall'intrattenimento di Gigi Management con laboratori di disegno e pasta di zucchero, trucca bimbi, zucchero filato e popcorn. Che mi cintura, gioca con mi cultura, tropiezo con l'arena, ya no me puedo controllar, y bajando, bajando, olvidando, olvidando. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Allora, una bellissima giornata oggi qui a Roccella. I giovani hanno la possibilità di divertirsi, di fare sport. Oggi i giovani fanno pochissimo sport, poca attività fisica, ed è un investimento per la loro salute e per il loro futuro. E per questo io devo ringraziare il Comune di Roccella, perché questa iniziativa Meta Roccella è un'iniziativa lodevole, un'iniziativa che va proprio nella direzione giusta per dare la possibilità a tutti, i giovani in particolare, di giocare. Il gioco fa parte della crescita dei bambini, ma io dico anche dell'uomo, perché dell'uomo adulto, perché abbiamo visto qua stasera anche gli adulti che si stanno divertendo. Quindi io sono ovviamente soddisfatto quando vedo la gente che si muove, che fa sport. E approfitto anche per invitare tutti quanti ad iscriversi alla manifestazione il 6 Roccella Fit Walking, il 29 luglio. Ci si può iscrivere già sul sito, ma anche qui nei punti iscrizione, in particolare a Largo Colonne.